E bentornati in questo nuovo episodio di F123 con la nostra Subaru Baracca e il nostro amatissimo Giovanni Storti. Siamo arrivati finalmente nel mio circuito preferito, siamo al Red Bull Ring, una pista velocissima, ma ci sarà la sprint bagnata e la gara asciutta. Assetto super veloce, quindi prima di cominciare con questo video, come sempre mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Vi lascio al giro, al super giro di qualifica del nostro Giovanni Storti e ci rivediamo in griglia per la sprint. Il meteo oggi non è dei migliori, le previsioni ci dicono che la pioggia ci terrà compagnia per tutto il giorno. Si prevede una gara sprint impegnativa per le scuderie. Dopo le qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position. E accanto a lui prende posto Sergio Perez. E ora vediamo il resto della griglia. Hamilton, Sainz, Russell, Norris, il tristo mietitore, Gasly, Leclerc, Oscar Piastri, Bottas, Ocon, Magnussen, Stroll, Liam Lawson, Zhou, Albon, Hülkenberg, Tsunoda, De Vries, Vesti e Logan Sargeant. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Ed eccoci qui ragazzi, P7, una bella qualifica, non delle migliori sinceramente, ma comunque buona. Si parte dalla P7, due file più avanti abbiamo il nostro rivale Sainz, quindi lui sarà il nostro bersaglio numero uno. E ragazzi, c'è anche Piastri in top 10 per la seconda volta, quindi speriamo che possa fare bene, anche perché dalla gara di oggi, da questa sprint, si decreteranno le posizioni di partenza per la gara di domani. Quindi mi raccomando, cerchiamo di fare una bella partenza, cerchiamo di superare quante più auto possibili. Curva 1 non arriva proprio subitissimo, ma arriva molto in fretta, quindi bisogna fare una bella partenza. Tra l'altro mi sono dimenticato di togliere lo sticker Bonjour Quebec e mettere quello vecchio, ma va benissimo così. Allora, strategia ovviamente unica, nel senso si va a mettere le intermedie e ce le teniamo per tutta la gara. 10 giri io direi che vanno anche bene e ragazzi possiamo partire così, speriamo in una buona partenza e una buona continuazione di gara. Frizione, acceleratore fino all'asfalto in attesa dello spegnimento dei semafori e il via di questa sprint race del Gran Premio di Stiria o il Gran Premio d'Austria, chiamatelo come volete. Subito Bottas, maledettos. Ah, era Norris. Norris, maledetto. Si è allargato l'ultimo secondo, si è allargato. Meno male che c'ho i riflessi del campione, se no qua... Bello il sorpasso su Hamilton. Mamma mia, in curva 3, bellissimo. Ed è arrivato da lontanissimo, da casa sua il nostro caro Giovanni. È arrivato da Milano a Pizzo Calabro in 3 secondi. Bella, bella. E ora siamo terzi. Se riusciamo a mantenere sta posizione, ragazzi, mamma mia. No, certo non è facile, non è facile perché abbiamo un assetto da asciutto molto molto veloce. Ho messo quello a velocità massima praticamente, velocità estrema anzi. Quindi sul bagnato non è che sia proprio idilliaco, il miglior assetto possibile, però la gara sarà asciutta. Sinceramente mettere un assetto da bagnato solo per la sprint sarebbe stato mortificante poi per la gara, mentre così sì, soffriamo un pochino, ma se riusciamo a tenere, tanto non ci sarà neanche DRS, quindi... sarà tutto nelle nostre mani, nelle nostre uniche forze del motore e quant'altro. Dovremmo farcela tenere questa terza posizione. Tra l'altro Sainz adesso è quinto, quindi ancora meglio, ancora meglio.
se continueranno ad uscire queste bandiere gialle lì in curva 3 ancora di più, perché vuol dire che si stanno tutti impantanati e quindi arriveranno a mettersi i bastoni fra le ruote, a dover rallentare, perché lì arrivano tante auto tutte insieme. Dai, che forse riusciamo anche a rubare il giro veloce. Dai. Minuto e 19 il primo giro. Vediamo questo qui in quanto riusciamo a concluderlo. Dai, un bel minutino e 12, 13. Ok, dai, ci sta. Non è giro veloce, ma va bene comunque. Intanto le due Red Bull volano, hanno messo le ali. Sono a 3 secondi e 2 secondi. Noi siamo sempre lì a 5 decimi da Hamilton, che non si vuole scollare. Poi c'è Sainz e poi tutto il resto del gruppo praticamente. Quindi non abbiamo così tanti pretendenti per il gradino più basso del podio di questa sprint. Sono curioso di sapere però il nostro Piastri, partito decimo, dove si trova adesso. Ha perso una posizione, peccato, è dietro Bottas e non credo riuscirà a riprenderlo, quindi probabile finale, probabile posizione finale undicesimo e probabile posizione iniziale della gara di domani undicesimo, giustamente. Va bene, speriamo riesca a guadagnare qualcosina. Bene anche questa. Sergio Perez si prende il giro veloce, sotto il 13 scende addirittura. Bene così. Adesso Hamilton è attaccatissimo però. Non ho usato Hertz perché lo stavamo recuperando un pochino. Però ora bisogna usarlo per forza. Ora per forza. In questo giro non dobbiamo lasciare spazio di manovra a nessuno. Tanto ormai le due Red Bull sono diventate imprendibili. E credo che possiamo già dire addio al secondo o al primo posto. E riusciamo a tenerci questo terzo per tutti questi altri 5 giri rimasti, 4 giri e mezzo ormai. Direi che siamo veramente a cavallo. Vai Hamilton, vai, tienilo dietro. Io faccio il tifo per te oggi. Se riesci a tenermi Sainz dietro, giuro che nella gara di domani ti faccio passare. Lo giuro Hamilton, ti faccio passare nella gara di domani. Wow, cos'è sta frenata così in slittata. Hamilton, ho detto domani, non oggi. Domani ti faccio passare. Se me lo tieni dietro, ti faccio passare domani. Non ti rendo la vita difficile, anzi, non ti faccio passare. Non ti rendo la vita difficile. Ti faccio passare, no. Io non faccio passare nessuno. Però non te la rendo, no, se mi vuoi sorpassare, non te lo rendo così complicato come faccio di solito con gli altri. A me non piace perdere. Io non perdo mai. No, Sainz è riuscito a passare Hamilton. No, Hamilton, dai, t'avevo detto che t'avrei fatto passare. Oh, bravo, vedi, subito. Ha capito subitissimo il nostro. No, Hamilton, mannaggia la miseria, non ti devi far superare. Buttalo fuori al massimo, buttalo fuori. Riprenditi sta posizione, non è possibile. Non è possibile. Dai, Hamilton, dai. Però si sono allontanati, questa bagarra ci hanno perso tantissimo. E a noi può solo che andar bene così, quindi mi accontento anche di questo scambio di posizioni fra loro due. Penso più lontano rimangono meglio è per noi. Però finché stanno vicini preferisco avere Hamilton dietro. Ora se sono così lontani
può esserci chiunque dietro di me, non mi interessa. Comunque sì, credo proprio che il nostro Piastri non riuscirà a prendere la McLaren. No, proprio no. Cioè, si è staccato dal gruppetto di dietro, però è in mezzo tra il gruppo di dietro e Bottas. E questa cosa non mi va a genio. Partito decimo, tu non puoi perdere posizioni. È vero che comunque col decimo posto non avrebbe fatto comunque punti, però sai com'è, no? Partire quanto più avanti riesci a partire in gara, meglio è. E comunque non mi capacito come noi siamo la seconda forza come prestazioni, con una bella macchina, Piastri ha anche un buon overall tra l'altro, però non riesce ad arrivare in alto, non riesce ad arrivare. Dovrebbe essere con noi, con questo gruppetto qui, no, di Sainz, Leclerc, le Mercedes, le Red Bull, a lottare per quel quarto posto, quinto posto, sesto posto, secondo posto, terzo posto. Dovrebbe essere con noi a lottare. E invece no. Mi è sempre impantanato lì. È un gran peccato, perché potrebbe farcela. L'overall ce l'ha, è diventato un 90, un 91, ah, 92, 93, quello che è. La nostra macchina non è più quella dell'anno scorso, della stagione passata, in cui facevamo veramente pietà e misericordia, eppure non riesce a dare il meglio di sé. Io non lo so, mi sta avvenendo quasi la voglia di sostituirlo a metà stagione, magari con qualcun altro più pronto, con un Norris, con un non lo so, sinceramente non saprei proprio con chi. Comunque con qualcuno che magari ha già più esperienza in Formula 1 rispetto a Piastri, che nella stagione scorsa era un rookie. Però non lo so, non ne ho idea. Va bene, comunque finisce qui il terzo posto in questa sprint race da 8 giri in quel di Stiria. Buona, molto molto bene. Con Sainz che è riuscito a rimanere dietro e ci supera solo una volta arrivati sul traguardo, una volta superato il traguardo finale. Non capisco perché noi abbiamo il pilota del giorno, ma non mi faccio domande sinceramente. Hanno rinnovato la stagione, tra l'altro siamo alla terza stagione, e hanno fatto anche una patch in cui sono cambiate anche le livree e le componentistiche dell'auto, e devo dire che sono molto molto buone. Hanno risolto anche il bughettino del bump in entrata a Barcellona, in entrata dei box a Barcellona. L'hanno risolto, sì, ma l'hanno spostato in mezzo alla pista, quindi adesso se girate, fate l'ultima curva e vi accostate sul cordolo, prendete comunque il bump, la macchina inizia a impazzire. Quindi l'hanno risolto, sì, ma l'hanno spostato da un'altra parte, peggiorando ancora di più la situazione. Quindi direi bravissima Codemasters, bravissimi quelli di EA. Bravissimi tutti. Allora, 6 punti per noi, che ci fanno racimolare tanti punti su Leclerc, perché abbiamo racimolato 5 punticini in questa sprint race, con Leclerc arrivato ottavo stranamente, e quindi siamo solo a 10 punti di distacco dal nostro Charles Leclerc. Attenzione, perché la gara di domani potrebbe essere fondamentale per prendersi forse anche la vetta di questo campionato mondiale. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io ovviamente vi do appuntamento a domani sempre alle ore 16 per la gara del Gran Premio d'Austria. Noi ci vediamo ad un prossimo video, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.